Cercheremo un punto per addentrarci nelle terre molli, conosciute anche come terre ballerine, e da quello che abbiamo letto per documentarci un po', praticamente quest'area una volta era occupata da un braccio del lago Coniglio, un laghetto qua della zona dei laghi intorno a Ivrea, e questa zona venne prosciugata man mano da vari industriali, in particolare un industriale di Pont Saint-Martin che voleva ricavarne della torba per le sue industrie. A parte questo fatto storico, diciamo, la particolarità che distingue questa zona è che al di sotto del terreno si trova questa torbiera formatasi dalla decomposizione della vegetazione, degli organismi viventi durante gli anni, durante i secoli, e stando sul fondo del lago si è formato questo strato appunto di torba che al di sotto conserva uno strato d'acqua e permette quindi alla terra di essere molle come la gomma. E adesso cercheremo di fare un esperimento secondo il quale saltellando dovremo vedere gli alberi che si muovono in base ai saltelli nostri. Dal momento che le foto non rendono l'effetto, proviamo a posizionare la telecamera per terra, metterci in un punto e saltare. Vediamo se sarà più efficace. Prova per vedere se quest'albero si muove sotto il mio peso.